Nel match dello stadio Città di Gorgonzola, il Pineto perde di misura per 2-1 contro i padroni di casa della Gian Erminio. Dopo il primo tempo, chiusosi in parità con i gol di Fumagalli e Giambè, nel secondo è ancora Fumagalli, ma un super Daniello a consegnare i 3 punti ai Lombardi. Prossimo incontro per gli abruzzesi, domenica alle 15 contro l'Arezzo allo stadio Mariani Pavone. La partita inizia con gli ospiti a fare la voce grossa. Giambè ci prova con un destro dinamitardo sulla respinta di Daniello. Il colpo a botta sicura di Emili viene deviato in corner per il rotto della cuffia. La legge del calcio, come sempre, non perdona sul ribaltamento di fronte. Fumagalli, servito dalla Mesta, confeziona in buca d'angolo il vantaggio gorgonzolese. La reazione biancazzurra porta la firma di Giambè. Il numero 11 penetra in aria, ma Piazza salva i suoi. Ancora gli abruzzesi rabbiosi vogliono il pari. Emili aggancia, Daniello lo anticipa all'ultimo secondo. Il meritato 1-1 arriva al 34esimo. Della Quercia, come contro il Trastevere, scaraventa in rete sul secondo palo, facendo esplodere la panchina ospite. A 4 dal termine, ancora Daniello sugli scudi, tiene a galla i suoi. Doppio tentativo firmato Giambè ed Emili, ma il numero 22 di casa stoicamente mantiene la porta inviolata. Nel secondo tempo la sfida ricomincia con i padroni di casa che provano a passare nuovamente in vantaggio. Al 52esimo, su corner di Lamesta, svetta Perna. De Gidio risponde alla stragrande. Sempre i Lombardi spingono, prima Perna dal limite, prende la mira e sfiora il palo. E a 2 giri di lancette, successivamente Piazza di testa, sorvola di un nulla il montante alto. Il 2-1 arriva al 57esimo. Ancora Fumagalli capitalizza un'azione insistita dei Meneghini, trafiggendo un incolpevole De Gidio. Gli adriatici reagiscono immediatamente. Sempre Giambè di rabbia riceve da Di Filippo, ma il pallone va sul fondo a centimetri dal palo. Da lì in poi le due squadre cedono il passo alla stanchezza del finale di stagione e degli alti ritmi sostenuti. A tempo scaduto il neoentrato Allegretti, involato verso la porta avversaria, viene anticipato ancora una volta da un super Daniello. Nel secondo dei 4 minuti di recupero, ancora Allegretti ci prova, Piazza lo anticipa all'ultimo secondo. Nel finale è Maio a concludere dall'area piccola, ma oggi Daniello in giornata di grazia dà ai suoi l'intera posta. Prossimo incontro domenica alle 15 contro l'Arezzo allo stadio Mariani Pavone. Diciamo, è stata una bella partita aperta e il risultato finale poi ci penalizza, perché abbiamo creato tanto e abbiamo sbagliato delle facili occasioni sotto porta. E abbiamo preso una traversa, un paio di gestioni arbitrali un po' da rivedere. La squadra ha fatto una prestazione importante, con una squadra forte come Reggiana, e usciamo sconfitti, però sono soddisfatto della prestazione della squadra. Mi fa piacere, il ragazzo, abbiamo perso, diciamo, in precampionato, l'infortunio che aveva incrociato, quindi oggi era, diciamo, il suo esordio, e per premiare la volontà di questo ragazzo che si è allenato sempre con tanta caparbietà per rientrare il prima possibile. Purtroppo non è stato, possibile prima, perché il campionato era in corsa, avevamo delle partite importanti e oggi magari il scudetto ha avuto, ecco, un premio per la sua volontà, la sua capacità di allenarsi, di stringere i denti, di soffrire in questo campionato per lui molto penalizzante.